Non tutte le luci dell'antenna risultavano accese durante le ore serali e notturne, soprattutto nella parte superiore della stessa. Questa è la segnalazione pervenuta alla nostra redazione nei giorni scorsi da parte di alcuni cittadini, preoccupati per una questione di sicurezza nel caso di un eventuale passaggio di un velivolo, temendo che una parte della struttura potesse essere poco visibile al buio. E sull'illuminazione dell'antenna abbiamo sentito l'assessore del comune di Caltanissetta, Marcello Frangiamone. Gli uffici del comune hanno il compito di verificare di fare queste verifiche e controlli. E chiaramente, non essendo di proprietà del comune, il comune si attiene soltanto a evidenziare presso gli enti competenti eventuali malfunzionamenti dell'impianto di illuminazione dell'antenna. Anche nel passato è capitato a volte che ci sono stati dei problemi legati a lampade fulminate o luci un po' più fioche rispetto al normale, e il comune ha sempre comunicato agli enti, ENAC, ENAV, insomma tutti gli enti che si occupano della sicurezza del volo, delle problematiche che sull'antenna si sono verificate.